manifestato più volte in qualche modo l'intenzione di candidarsi in Calabria. Vorrei sapere da cosa nasce questo desiderio e se ha sciolto la riserva. Ma la riserva la sciolgo tra domenica e lunedì, quindi mi sono preso scarsa un'altra settimana, perché è una scelta politica ma anche una scelta personale. Da un punto di vista politico sono sempre più convinto di sciogliere positivamente la riserva, perché la sollecitazione mi è venuta dal basso, perché mi sento profondamente legato alla Calabria, nel quale cominciai ad andare a 7 anni e ci ho fatto le estati fino a 21-22 anni, ci sono stato 9 anni come pubblico ministero, è una terra che amo, ho tanti legami, ci torno spesso, ho anche affetti molto cari che sono calabresi, a cominciare da mia moglie, e ritengo che questa sfida abbia degli elementi anche di similitudine, in qualche modo, fatte le debite differenze, con ciò che accadde a Napoli 10 anni fa, in cui da una parte c'è una fetta considerevole e maggioritaria di un ceto politico che ha contribuito a distruggere quella terra straordinaria e mortificare il popolo calabrese, ma nello stesso tempo una grande voglia di rinascita fatta da movimenti, associazioni, reti civiche, consiglieri comunali, amministratori locali, militanti politici, lotta per i diritti, per la giustizia, per l'ambiente, contro le mafie. E se guardiamo quello che è accaduto anche negli ultimi tempi in Calabria, dalla sanità agli arresti, agli intrecci tra criminalità organizzata, politica e istituzioni, ecco, ci sono tutti quegli ingredienti che renderebbero questa sfida difficilissima, complicata, e che se dovessi accettare mi porrebbe nel solco di una coalizione civica e quindi al di fuori dagli schieramenti tradizionali in cui la politica in questi anni, tranne Napoli e qualche altro caso isolato, ci ha abituato. Se non l'accetta, perché? Se non l'accetta la firmo qua. Il PD ha preso le distanze dall'ipotesi di una sua candidatura. Lei, in caso, il PD locale in Calabria, e in quel caso lei con chi immagina di correre? Mi devo prima sciogliere la riserva, l'ho detto, se dovessi accettare sarà una coalizione civica, quindi non sarà nell'alveo degli schieramenti tradizionali, il centro-sinistra, il centro-destra, sarà con donne e uomini calabresi, individuali e come segmenti di collettività, che hanno storie coerenti e credibili nella lotta al crimine organizzato, all'ambiente, che hanno difeso il territorio, il tratto umano profondo di quella regione, che vogliono uno sviluppo. Un attimo, sto però rispondendo alla domanda, perché sanno tanti che poi registrano le agenzie, che puntano allo sviluppo. Quindi io mi rivolgerò esattamente a quelli, cioè non sarà un'operazione carata dall'alto. Io nella mia decisione sto ascoltando tantissime sollecitazioni che vengono dal basso. Quando una fetta del PD locale, perché parliamo di esponenti singoli del PD locale, si esprime contro la mia candidatura, è uno degli elementi che politicamente mi spinge fortemente a candidarmi, perché le sollecitazioni vengono esattamente da quel mondo di politica di territori che è stato mortificato da quel ceto politico che, anche se di provenienza calabrese, ha profondamente tradito quella terra. Quindi sarà una coalizione civica e poi parleremo, sto facendo delle chiacchierate, perché nello sciogliere la riserva è fondamentale tutto questo, ascoltare. Se dovessi decidere, poi comincerà una fase ovviamente di grande ascolto, vedere chi ci sta in una battaglia di questo tipo, che se dovessi accettare sarà entusiasmante e ovviamente ci porterà alla vittoria. Sì, no, ma è compatibile. Tanto ci non vedo qua, ci sta il tempo. Che lei faceva per la Calabria, cosa è mancato per farlo poi in campagna? No, è completamente diverso, perché quello che è mancato è la coincidenza con la fine del mio mandato. Io non mi sono candidato a presidente della regione Campania perché nel momento apicale della pandemia non volevo lasciare la guida della mia città. Le elezioni amministrative, le elezioni regionali in Calabria coincidono più o meno con la fine delle elezioni amministrative, tra l'altro la legge regionale
calabrese non impone le dimissioni del sindaco, quindi io non ho nessun motivo per lasciare la guida della città. Scusi, ed è compatibile l'argomento. Candidato. Quando deciderò, poi ne parliamo. Ce la fai. Non si preoccupi, quando poi decidiamo venite a queste domande, perché se no già stiamo che io sono candidato, non è così. Sono scelte personali delicate, perché la Calabria non è una passeggiata, è una scelta di cuore, una scelta di passione, una scelta d'amore, è una scelta che impone dei sacrifici, quindi non è una... già ho risposto abbondantemente a queste domande, sulla Calabria mi fermo qua. Scusi, scusi se torno sull'argomento, lei sì, ha pensato dei soggetti, diciamo. No, mi fermo qua. No. Sì, devo, scusa, volevo chiederti sulla Calabria, però è una cosa che non ci azzecca. Sì, ma se è troppo avanti non vi rispondo. No, volevo sapere. Gratteri è un esempio, è una di quelle persone che può indurti a prendere una decisione positiva, perché la richiesta di legalità in Calabria, tu l'hai fatto delle richieste molto importanti. Io sto seguendo molto da vicino anche quello che succede là sui blog, sulle cose, e la richiesta principale che viene da quella terra è quella di trasparenza e di legalità. Perciò mi chiedevo se Gratteri sta seguendo anche un po' le tue inchieste. Nelle mie scelte, no, nelle mie scelte non incide per nulla il lavoro di Gratteri, che io guardo con attenzione, apprezzamento, e prendo atto che finalmente negli ultimi tempi in Calabria, da un punto di vista giudiziario, si stanno vedendo delle inchieste, delle indagini importanti, quindi ma non incide per nulla nella mia eventuale scelta. Nella mia eventuale scelta positiva è determinante quel profluvio di sollecitazioni che ogni giorno mi stanno arrivando da quel mondo che ho conosciuto stando 9 anni in Calabria, fatto di donne e uomini che hanno una profonda sete di giustizia. Quindi io la vivrei come un servizio nei confronti di una terra che amo profondamente. Dopo aver servito 10 anni Napoli dedicandomi completamente a questa città, la vedrei come una grande operazione di sud, di autonomia per una terra che amo profondamente e che non mi sento, come dice qualcuno, straniero. Anzi, se proprio lo posso dire, io anche quando avevo capito perfettamente che mi stavano professionalmente ammazzando, sottraendomi la toga di PM e trasferendomi, sono rimasto fino all'ultimo secondo, non solo per porre ossequio al giuramento alla Costituzione, per un lavoro che profondamente amavo come una missione, ma anche per non tradire una terra che aveva posto fiducia in me. Semmai chi è straniero in quella terra e chi si è vestito da politico e che l'ha tradita e la continua a tradire, forse ha paura che si metta in campo un'azione di vero rinnovamento della Calabria.